Ciao a tutti, oggi parleremo della RME DigiFace ed approfitterò dell'occasione per parlare anche un po' del protocollo ADAT, che sono sicuro vi tornerà utile per sfruttare al meglio la vostra scheda audio. Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presonus Studio One ed Acoustic Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Abbiamo già affrontato il discorso connessioni digitali nel video sul protocollo SPDIF che vi invito a riguardare e come sfruttarlo al massimo per avere altri due ingressi o uscite dalla nostra scheda audio che li possiede. Oggi andiamo ad analizzare più approfonditamente il protocollo ADAT, quasi contemporaneo allo SPDIF. Se vi occupate di recording avrete sentito sicuramente la parola ADAT da qualche parte. O perché siete vecchi come me e quindi utilizzavate il registratore digitale Alesis ADAT, o perché avete acquistato una scheda audio semi pro o pro e vi ritrovate con degli ingressi ed uscite ADAT nella parte posteriore. A prima vista può sembrare identico all'ingresso SPDIF ottico e infatti ne condivide il connettore e ovviamente anche il cavo su fibra ottica, ma il protocollo digitale che lo attraversa è diverso e, a differenza dello SPDIF, trasporta 8 canali anziché 2. Questo vuol dire che se la connessione viene riportata come ADAT possiamo aggiungere 8 nuovi ingressi analogici esterni alla nostra scheda audio attraverso magari un convertitore AD, analog to digital, addirittura di qualità superiore rispetto magari a quello residente nella nostra scheda audio. I convertitori a disposizione del mercato sono tantissimi. I prezzi variano da 220 euro dell'economico Behringer Ultra Gain Digital al Prism ADA X8R da 11.500 euro. È quindi evidente che, anche se fanno lo stesso lavoro, c'è un'enorme differenza in termini di conversione audio, appunto da analogico a digitale. Ma non preoccupiamoci, perché fortunatamente esistono anche dei prodotti intermedi. Ne vedremo alcuni sul mio canale nei prossimi video. Una differenza però va fatta. Alcuni di questi convertitori possiedono anche uno stadio di preamplificazione adatto soprattutto all'uso con i microfoni. Quindi, se la nostra necessità è alimentare 8 microfoni con una Phantom 48 volt e quindi possedere uno stadio di preamplificazione, possiamo già distinguere tra convertitori con pre onboard e convertitori con ingressi di linea bilanciati o sbilanciati. Facciamo però un passo indietro e, come mia abitudine, capiamo da dove arriva il protocollo ADAT e quali potenzialità offre oltre ai limiti ovviamente che impone. Non è infatti l'unica connessione digitale multicanale esistente, ma soltanto quella più economica. Facciamo un po' di storia. Questo protocollo nasce nel 1991 dalla mente degli ingegneri della Alesis, che decisero di creare un sistema di registrazione digitale che sfruttasse appunto i nastri digitali, come accadde poco prima per le cassette DAT. Eccole qui. Questo è un DAT, come vediamo molto molto piccolo, delle microcassette, quindi digitali, in grado di campionare un segnale stereo fino a 48 kHz, oltre la possibilità di essere utilizzate per il doppio della loro durata quando il campionamento veniva ridotto a 32 kHz. Un protocollo inaccettabile per lo standard audio fissato a 44 kHz dai CD, ma accettabile per la registrazione di conversazioni, interrogatori, o il riversamento, ad esempio, dei vinili in ambito casalingo negli anni 80. Non prese però mai piede nel mercato consumer europeo, perché innanzitutto arrivò molto tardi, ma nel continente asiatico e anche nei tribunali era molto molto utilizzato.
Nel 1991, come dicevo, la Alesis creò il registratore ADAT, Alesis Digital Audio Tape, che impiegava delle cassette simili, quindi sempre digitali, ma molto simili alle VHS che eravamo abituati ad utilizzare per guardare i video. Quindi la cassetta è identica esteticamente a quella di un VHS e funziona anche una cassetta VHS nell'ADAT come quelle utilizzate nei videoregistratori professionali. Qui dietro di me, nella parte questa posteriore, ho una stazione con un registratore ADAT, un registratore DAT per poter appunto riversare, ricampionare le vecchie cassette. È una parte del lavoro che faccio normalmente qui in studio. Ogni registratore ADAT sopportava quindi fino ad 8 tracce e poteva essere sincronizzato con altri registratori identici attraverso un BRC, il Big Remote Control, una specie di grande controller che si occupava anche della generazione del clock per poter sincronizzare appunto tutti i registratori, oltre anche alla generazione di un MIDI timecode per le tastiere e i sequencer esterni. Fu un vero e proprio standard degli anni 90, quindi dal 91 fino al 98, con l'unico inconveniente che fosse comunque uno strumento molto delicato, come anche i registratori DAT, ed era quindi facile danneggiarli. Un nastro digitale rotto o deformato diveniva illeggibile ed era estremamente facile perdere giorni di session di recording in un attimo. Per questo si facevano anche diverse copie a fine giornata. Questi registratori ADAT sono quindi in grado di trasferire il segnale digitale registrato attraverso le connessioni su fibra ottica con una risoluzione massima di 20 bit a 48 kHz nelle ultime versioni del registratore, quindi l'XT20, LX20 e M20, superiore quindi alla qualità del CD su cui poi sarebbe finito il master. Le cassette ADAT fortunatamente passarono di moda grazie anche proprio all'arrivo delle DAW e delle schede audio già a metà degli anni 90, ma furono mantenute le connessioni ed il protocollo tutto sommato ancora molto utile, come vedremo. Ringrazio ancora tantissimo Vincenzo Tabacco, che all'epoca mi supportava e mi sopportava sempre con estrema professionalità, quando negli anni 90 lo chiamavo ad ogni ora del giorno e della notte perché l'ADAT si inchiodava o poteva essere o doveva essere diagnosticato o resettato solo attraverso una complicatissima combinazione di tasti degna dell'ultimo livello di Ghost and Goblins. Il sistema mantenne comunque un suo carattere e si trasformò nell'Alesis HD24, che utilizzava appunto connessioni ottiche ADAT, ma questa volta registrava su hard disk SCSI. Ne ho utilizzati due nei live dei primi tour del volo come backup delle sequenze nel caso in cui la mia RME Fireface non avesse funzionato, o per registrare addirittura le serate e capire cosa non avesse magari funzionato e quindi correggerlo nelle serate successive. È un sistema vecchio, come dicevo, ma affidabile. A titolo informativo, la RME non ha mai dato problemi, non si è mai fermata, ma comunque per ogni evenienza il famoso piano B è stato sempre portato in tour. Il protocollo, come vediamo, ha dei limiti, quindi non possiamo superare i 24 bit né i 48 kHz per gli 8 canali, ma possiamo ridurli per sommare il flusso ed aumentare la frequenza di campionamento, almeno con i convertitori che supportano il sistema chiamato SMUX. In questo caso, sommando i canali, possiamo arrivare ad usare frequenze di campionamento a 88.2 kHz o 96 kHz, ma solo sfruttando, appunto, quindi usufruendo di 4 canali anziché 8. In casi estremi possiamo addirittura arrivare a 176 kHz o 192 kHz utilizzando soltanto 2 canali. È comunque un'eccellente soluzione che mantiene ancora vivo ed utilizzatissimo il protocollo ADAT. Se la scheda audio che possediamo ha all'interno 4 più uscite ottiche, ha 8 o 16 canali in ingresso a 96 kHz, come nel caso della RME o FX Plus, che abbiamo già visto su questo canale, quindi anche il video relativo alla UFX Plus è presente, o la Presonus Quantum o la RME DigiFace USB, vero coltellino svizzero delle connessioni digitali portatili, come vedremo.
I 24 bit sono possibili grazie ad una evoluzione ulteriore del protocollo chiamata bit splitting. Una domanda che mi è giunta ultimamente è stata: come faccio a distinguere in e out ADAT se non vedo il retro della scheda? La risposta è semplicissima: l'uscita emette luce rossa, l'ingresso no. Un'altra è stata quanto lungo può essere un cavo ottico nel protocollo ADAT. Il limite è stato fissato sui 5 metri, ma sinceramente eviterei di andare così lontano. Discorso diverso se il protocollo fosse MADI invece. Un cavo ADAT ottico, in base alla qualità, riesce a trasmettere bene oltre il metro. Ecco perché ne troveremo di diversi prezzi in giro. Eviterei i cavi ottici di Amazon, li ho provati, sono morbidissimi e la fibra al loro interno si spezza facilmente. Nei cavi economici, inoltre, il segnale digitale si degrada rapidamente in base proprio alla lunghezza del cavo. Per poter superare la distanza di 5 metri è necessario utilizzare un bridge, quindi dei bridge intermedi come il vecchio Honorius Long Distance Converter. Per avere invece 8 più canali a 96 kHz su un solo cavo ottico è necessario cambiare standard, quindi cambiare protocollo e passare al MADI. Ma lo vedremo nel prossimo video sul convertitore Ferrofish A32 Pro che ho recentemente acquistato. Torniamo per un attimo su RME ed apriamo la mia nuova RME DigiPhase USB, una scheda portatile che si occupa di appunto trasportare il segnale ADAT in ingresso direttamente nella nostra DAW utilizzando appunto i 4 ingressi ADAT per un totale di 32 canali a 48 kHz o 16 canali a 96 kHz attraverso appunto lo SMUX di cui parlavamo prima. Il vantaggio enorme che offre questa scheda è la possibilità di utilizzare convertitori esterni di altissima qualità, magari lasciati inattivi in studio come i vecchi Apogee, Focusrite, RME, Prism, ma anche il Behringer di cui ho parlato prima per aggiungere ingressi alla nostra DAW. Nel caso specifico ho impiegato questa scheda per sfruttare una Apogee in combinazione con un convertitore RME e riattivare velocemente lo studio di Pasquale Minieri, che usa ancora un banco Audient per la registrazione collegato a questi convertitori attraverso i classici cavi DB25. Semplice, rapido, economico e soprattutto supportato dal fantastico sistema Total Mix RME per la gestione del routing via software. Inutile dire che la DigiPhase diventa un tool fondamentale per chi possiede ancora gli eccellenti mixer digitali della Digico o lo Yamaha 02R o altri che hanno a disposizione uscite ADAT ma nessuna possibilità di collegamento USB con un nuovo computer, che rischia quindi anche di non avere più i driver disponibili per le vecchie macchine appunto che utilizzavano l'USB. RME, come sappiamo, aggiorna continuamente i driver del DigiPhase, rimettendo quindi in gioco le gloriose macchine del passato. Lo possiamo utilizzare anche per collegare apparecchiature Alesis come l'HD24 e recuperare vecchie registrazioni sugli hard disk o anche da registrazioni ADAT appunto. Gli ingressi ottici sono convertibili anche per accettare il protocollo SPDIF, come sappiamo, ed avere quindi ad esempio 16 o 24 canali ADAT o 2 SPDIF per il collegamento con un mini convertitore esterno per le cuffie, ad esempio l'SPL Phonitor, o accettare l'ingresso digitale dai DAT o dai mini disc. Le applicazioni sono veramente innumerevoli. Ho mostrato anche in un video come sfruttare la connessione ADAT tra due computer e due schede audio. Questo per utilizzare al meglio le CPU dei due computer in un processing condiviso dei plugin. L'uscita USB 2, vi ricordo, garantisce comunque un passaggio dei 32 canali a latenza prossima allo zero, come ogni altra scheda audio RME. Il clock tra convertitore e DigiPhase viene sempre gestito dal protocollo ADAT. Possiede infine un'uscita cuffie di servizio adatta a verificare l'arrivo o l'invio del segnale in ogni momento. Riguardo i convertitori con preamplificazione che possiamo connettere alla nostra splendida meraviglia, ho trovato utili in alcune situazioni quelli della Presonus o i Focusrite Platinum piuttosto che gli scadenti Behringer. Se invece necessitiamo di una conversione AD professionale senza preamplificazione e convertitori in grado di gestire anche un gain staging interno via software, sicuramente la soluzione migliore sono i vecchi convertitori RME AI8 o i Ferrofish A16 MK2. Modello identico
al nuovo Pulse, che invece migliora attraverso gli slot supplementari per le connessioni MADI e AESEBU. Eviterei però le macchine più vecchie, non in grado di sfruttare il bit splitting a 24 bit. Nel mio studio qui ho mantenuto uno dei vecchi convertitori RME per le connessioni di servizio esterne, quando ad esempio devo testare un outboard senza ricablare ogni volta il Ferrofisher 32 Pro. In questo modo sfrutto le connessioni ADAT dell'RME UFX Plus con il convertitore RME AE8 e le connessioni MADI invece con il convertitore Ferrofisher A32 Pro. Spero di avervi incuriosito e aiutato ancora una volta a sfruttare al massimo la vostra scheda audio e i vecchi convertitori che avete riposto nel magazzino dello studio. Nel prossimo video ci occuperemo di MADI e di clock e ovviamente della Ferrofish A32 Pro. Ciao, a presto! Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon, che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto, ciao, a presto!